Cazzo, io vado sul diretto. Stiamo parlando di tuo padre, di chi sei veramente? This is your father we're talking about here. It's about who you really are. It's about who I really am. Was my grandfather really my grandfather? Who was this guy? Who are we? These are big questions, Mom, and you're just gonna turn around and drive home? No, doveva essere fatto più tempestivamente. Okay, al prossimo yes. Pokégatch, tiratelo hey, subito, ragazzi. Appena hanno finito di a tutti, tirate skills. Il Pokégift. Se no, non. Se passa un po' di tempo, non lo prendo. To agree with you. I do want to know who my mother might have been mixed up with, and why she never told me about it, and who my real father is. And if we go check out this address, we might find nothing, but we might find something. So if one more day of driving is all it takes to find out one way or the other, then why not, right? Right. Vai, glad convinta. I could convince you. Convinta mamma, dai. No, you just happened to be right. Exactly. Glad you came around to see things my way in the end. Okay, should we get going? It's getting dark. Yeah, let's find somewhere to stay for the night. We'll look up directions. Get back on the road in the morning. Hotel night. We're getting room service. Thank you, Mom. Best weekend ever. But we didn't find that hidden fortune you were so excited about. Yeah. Maybe it's on the other Però side of the board. Se non mi fa scavare la roba di Augusto, mi fa incazzare. Come on, let's get out of here. Di andare dove dobbiamo andare, ovvero nella baita. Esatto, c'era qua. You ready to unearth this mystery? You are really getting into the mess on this trip. Crawling through. Non l'ho giocato per niente, Daniele. Aspetterò l'ora release italiana. Don't let me stop you. Chissà, può darsi pure il prossimo mese, brother. Vediamo. Vi aggiorno. Cerco di mutarmi quando tossisco, regà, ma le caramelline aiutano. Allora, raccogli cinghia. Raccogli disegno. Ah, cazzo, regà, ma cinghia disegno? Non vorrei. Perché cinghia? Scusatemi. Che cazzo gli è successo a sta ragazzina, raga? Oddio, c'ho un po' paura di svelare sta cosa. Che è successo alla sorella di mamma? io penso a quello, fratello. La mia mente è tarata per i videogiochi, raga. Mi dovete specificare per il manual. No, fratello, no, perché sono stato cotto con la febbre e non mi sarei goduto nulla. Però penso stasera qualcosina vada avanti. Sì. Umi, bello Umbertone nostro. Ciao, presto, sono passato per un saluto. Ciao, grazie di essere passato, bello mio. Te siamo, bro, te siamo. Grazie di cuore. E complimenti per la gara, eh. Non te li ho fatti in privato, ma complimenti per la gara. Non siamo le ciabatte di Jack Black? No. Eviterei. Cioè, un abbraccio, tutto quello che vuoi, ma no. Magari soffri di problemi, lui te lo ricorda. Esatto, bravo Alex che mi fa da segretario. Grazie Alex per la diplomazia. Oppure pensa un po' che idea è lui che è scemo. La tua mente è tarata, punto. Che dobbiamo fare? Vero? Boh, avessi detto io mi avresti bannato per 10 minuti. E lo vedi Alex, lo vedi che non sono incoerente. È incoerente, guarda, brutto gesto. Bravo. Alex uguale Gollum. No, non lo farei mai. Io annuserei anche altro a Jack Black. E io mi dissocio da questa affermazione. Ma ognuno è libero di fare quel che vuole, ragazzi. Lo puoi anche succhiare, non è quello il discorso. Ognuno è libero di fare quel che vuole. Goodbye Nightshade. Come cazzo è scritto? Scusate. Nightshade. Thank you for being me. End. Per essere stato amico mi mancherai, August. Vabbè, ha salutato la sua ombra, il suo amico immaginario, ma vabbè, andiamo avanti. Parliamone con mamma. This is where August buried her feelings. Mom, come on, it's sad. What? I don't know. Maybe we should keep it.
Sì, decisamente. Maybe August would want it. Io glielo riporterei. I think so too. We can just put it in the car. Welcome back, Nightshade. Sembra che il vero tesoro siano le amicizie che abbiamo stretto nel corso del viaggio. Scherzo. In realtà era la tomba dell'amico immaginario di August, Ombra Nera. Mi sento in colpa per averla disturbata. No, però ci stava, ragazzi, ci stava, ci stava. E poi sicuramente per me, passato dopo troppo tempo, per me può essere veramente un gran bel ricordo. Mancio, mamma mia, Mancio! Mamma mia, Mancio! This is not the kind of place that has a room service. Mamma mia. I'm sorry. What? Hotels do room service. This is a motel. Just like the summer place was a mobile home and not a trailer. Right. But the other way around. But there's a restaurant and lounge right next door, though. I'm gonna head down there and get us dinner, okay? And I'm going to have a cocktail while I wait. It's been a long time. Siamo fermati in hotel, ok. Quindi penso sia di passaggio questo. Well... All right. That's almost like room service. What do you want to eat? Oh. Burger? Burger it is. Do your homework. Who's that Pokémon? Sapevo di non dovermi portare lo zaino in questo viaggio. Ora mamma pretende che faccia i compiti. Beh, immagino non ci sia molto altro da fare. Rinchiusa nella camera di un motel. Strano questo passaggio, raga. Forse veniamo... Do you think... Could dad have... Come stai, bro? Tutto bene? Yeah, she's here. Hold on. Aspetta che ci fa parlare con noi, eh? She wants to talk to you. I'm going out for a smoke, back in a few. Ma tu hai mangiato? Ma perché ho mangiato solo un po' di hamburger? Se non l'hai mangiato... Hello, Teresa. Hi, Aunt August. This is all... Ho sonno, sempre sonno te. Bene, 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 zio Proca, bene. Yeah, that's one word for it. Mo ci chiederà qualcosa, eh? How do you feel about it? A che stai a giocare, Proca, questi giorni? Che stai facendo? No, oh, emozionante. Siamo sempre positivi, ragazzi. A me testa mi piace positivo. I mean, it's a bigger deal for you and mom. I just think, I don't know, it's just kind of, it's like seeing a whole new side of grandma. Now that she's gone. Yeah, I was still pretty young when our dad died, so I think it's a lot harder on your mom than on me. I never really knew him. I'm sorry. It's all right. I've spent enough on therapy to almost be over it. Minchia. Did you guys find anything out there? I haven't been since we were kids. Minchia, ragazzi. Glielo sparo? Glielo sparo così a zia? O gli ci parliamo? Io gli voglio dire Ombra Nera. Che faccio, Gabri? Glielo dico? Glielo diciamo, Ombra Nera, andiamo secchi diretti a dirglielo a zia. Dai. We found your old friend, Nightshade. Oh, Nightshade. I'd forgotten about him. Kind of a spooky name. Yeah. I was a spooky kid. You know. Tanto piccola non era August allora, Cazzo. Nightshade was to try and fill that void, I guess. That must have been hard. Yeah. What about the house? What was it like? Un rudere, sì. It was pretty beat up. Yeah. I'm surprised it was still standing. I guess part of me hoped we could just move out there. Move out there? Oh my gosh. You're breaking my heart. You'd rather live in the middle of nowhere than in Chicago? What? With me, in the townhouse. Didn't your mom say? No. What about mom? Can she stay with you? Of course, both of you. But she doesn't want to. What do you mean? She... Look, you should talk to her about it. Momo incazzo, mamma, eh? Cioè, zia ci offre, ci offre casa. Work is calling. I gotta go. Love you, Teresa. Love you too, Aunt August. And Jocelyn is looking che gioco è Open Roads, bro. Ci la scorsa settimana un indie game avventura grafica su Game Pass. And Todd needs her to say it, otherwise the whole scene makes no sense and it's dead quiet. It's opening night. And so then she just says,
Who are you? The pirate of Penzance? Magna del ketchup. Tess, what? Pure quello. Are you even listening to what I'm saying? Yeah, Pirates of the Caribbean, I'm listening. If you want to just drive quietly for a while, that's fine. I can do that. No, ma io vorrei parlare di cose più serie, sinceramente. Cioè, a me mi dice cose e mi fa incazzare, fondamentalmente. Questo viaggio è una noia mortale. Chissà cosa sta succedendo tra papà e Francine. Wait, where's my cell phone? Did I leave it in my backpack? Come dite se è perso il cellulare, ne so. Raga, il tatuaggio e il cellulare non trovo. Niente, what? L'avevo lasciato a casa. My cell phone. Come fatto? I left my cell phone at the hotel. Are you sure? Yes, I looked everywhere. It's not in the glove box. It's not in my backpack. I don't have the charger either. I must have left it on the charger. Come fatto a lasciare il cellulare? La prima cosa che prendi. We have to go back and get it. Tess, we have been driving for over an hour already. We are not driving all the way back to the motel just so you can have your phone for one day. You don't understand. It might be gone if we don't go back for it. I'm sure it'll be in the motel lost and found. We can pick it up on the way home. Mom, we have to turn around. We haven't been driving for an hour. We have. We left 1 hour and 18 minutes ago. Well, we can drive faster on the way back. I am not breaking the speed limit and getting pulled over and getting a ticket because you can't wait till tonight to get you your... No, I wouldn't have left my phone there if it wasn't for you. You were eccala, lying mo to me. Parte. And I was so mo se parte distracted. Attacca la mamma. So. And now you won't even go back and... Hold on. I was lying to you? When was I lying to you? Ah, fa pure la gnorri, mamma. Non mi avevi detto delle pastiglie che prendi. Non mi avevi detto... Saremmo potuti... Ah, che gli diciamo, delle pastiglie o dei test? Io vado direttamente da zia August, raga. Così si sta zitta, mamma. E sbrigata a tornare indietro. You vai. Didn't tell me we could stay with August. Why would you just lie to me and say August was unwilling to help us? I didn't lie. She doesn't want to help. Helping would be buying the house, and when I asked, she said no. But she offered to let us stay with her. And I said no. There's a million reasons why that's a bad idea. At least we'd be sleeping in a bed and not a car. We aren't gonna sleep in the car. I'll figure something out. Aren't you concerned? We have no plan. You have no plan. I have a plan. Money might be tight, but it's not like I don't have a job. Perché non sopporti August? Esatto, voglio chiedere proprio questo, ragazzi. A me mi dà particolarmente fastidio. Why don't you like August? Excuse me? Where did you get that idea? You always act like she's a pain when she's just trying to help. It's like you're jealous of her. First of all, I am not jealous of her. It's a lot easier to make money when you live by yourself. Especially if you're so far away. Your own family is an afterthought. I had to do all the work for Grandma. August just stayed in Chicago. You're making her sound so selfish. She's not like that. You've never lived with her, Tess. It's not gonna be like your little vacation. August thinks she knows what's best for everyone. I can't be around someone like that every day. Wow, I can't imagine what that feels like. Do you think you're the only person with problems and the rest of us are just running around doing whatever? You're exhausting. No wonder Dad left. Mazza Tess. Don't bring your dad into this. Mazza Tess. Why can't we talk about Dad? Actually talk about Dad for once. The divorce. I don't want to have this discussion right now. Fine. You don't want to have this discussion? I'll just find out when I go to Nevada. What? Tac, gli ha detto subito così. You're not going to Nevada next month. Yes, I am. I already have the tickets. What do you mean? With what money? From my business. I'm going... From your business. I can't believe you. That you would go behind my back? If you just told me what was happening, I wouldn't have to. I wouldn't have to ask Dad to tell me the truth. The truth? Please. Oh, so that's what this is all about, huh? You want to know what's the truth? Fine. Here's the truth.
The divorce wasn't mutual. L'ha scelta lei, la mamma. Ah, aspetta, però arrivo subito. Dammi un secondo che è un momento importante. And expected me to say, "Oh, sure, honey. Feel free to abandon me and my daughter and dying mother to try out your next get rich quick scheme." What kind of person would think a marriage could work with that kind of distance? So then I have to be the bad guy, just like always. He gets to run away and be the fun parent, and I have to be the mean mom and do all the work. So I divorced him. I'm sure he's just as proud of his new job as I am, and that's why you're hearing about it now. So sure, go to Nevada, ask him all about it. I'm sure he'll tell you the truth. Minchia, ragazzi, tosta. It's a dead end. It's not a dead end. We just have to get out and walk. Ma quella sfera che mi fulmina ha rotto, occhio, zio Giorgio, mio occhio. I'm trying to figure it out. Dai che sei Fabbro, dai. Thanks for the help, by the way. Look, I know you're upset. We both are. Let's just get in, see what we can find about Pierre, and get out before I change my mind. Agreed. Poi cazzate entrambi, ragazzi, però siamo nella baita, quindi adesso andiamo a scoprire che cosa c'è. Allora, non solo ho perso il cellulare, ma ho avuto una discussione con mamma. Che brutta situazione. Ora immagino che rimarremo qui seduti in silenzio finché non arriveremo a quella stupida casa galleggiante. Che viaggio spassoso. Era sarcasmo, tra parentesi. Bene, sembra che finalmente siamo arrivati alla casa galleggiante che avevamo visto in foto. Probabilmente di proprietà dell'uomo misterioso, alias Pierre Lautrec. Qualsiasi cosa troveremo qui sarà meglio che ne valga la pena. Io penso di sì, ragazzi. Sono proprio curioso in realtà di vedere che cosa c'è. Lautrec. Lautrec? That's the name of the mystery man. Think he's got mail? Guess we'll never know. It's locked anyway. Maybe that's for the best. Tampering with other people's mail is illegal. Abbiamo trovato una cassetta postale con il nome Lautrec. Non riusciamo ad aprirla comunque. Mamma dice che sarebbe illegale, ma è un discorso da piacevole poter vivere qua. This is so stupid. We're trespassing. Vabbè, la polizia del gioco te prende sempre. Ormai tu così. No, but non è vero. No. Dipende da come è teso il filo che porta avanti la narrazione. In that boat, or if the floorboards are all rotted, or. But we're already here, and the trailer home. Mobile home. The mobile home was fine. I just think if we go back now, what's. Sono d'accordo con te. Don't you want to know what happened to Grandma? To find Pierre? Okay, fine. You stay here and I'll see what I can find. Va bene, no, you can't go in without me. Don't tell me what I can't do, Tess. No matter how grown up you think you might be, I'm still your mother. Mamma mia, che noiosa che sei. You're right. I'm sorry. I just we've done all of this so far together. I just don't want to give that up. All right. We'll do it together. Vabbè, io volevo vedere qua dentro se era aperta, no, cazzo. No way. What if you fall off? I could say allora, the same to you. I should go first. I'm not gonna let my poor, aged mother walk across a rickety bridge before I'm sure it's safe. Let's flip a coin. E la moneta. Heads or tails. Ah, adesso cruce per scegliere. No. No, I'm going first. It's my filial duty. You really think it's dangerous? If I thought it was dangerous, I wouldn't walk across at all. Great, then we'll flip a coin. I call heads. Oh my god. I won! Just be careful and stay away from the edge! Oh, l'hai deciso te, di fare la moneta, quindi stai calma, ma. Dai, mamma, su, porca miseria, su. Più stufa. Lettore. Lettera. Attenzione. Mi ha sorpreso ricevere una tua lettera così presto. Una casa galleggiante è un'idea romantica, vivere direttamente sull'acqua. Ma non credi che potrebbe essere un po' piccola per noi due e due ragazze, tra cui un adolescente? Non potevi scrivermi prima di prendere questa decisione? Siamo ancora qui in attesa che si calmino le acque. Se da un lato sono entusiasta di ricominciare la nostra nuova vita, dall'altro ho iniziato ad accumulare preoccupazioni. Come reagiranno le ragazze? Con tutto quello che hanno già passato, cosa ne penseranno i miei genitori di questa sparizione improvvisa? Povera mamma, ha già perso un genero,
La gente non verrà a cercarci. La gente non verrà a cercarci. Sono sicuri? Siamo sicuri che non ci sia un altro modo? Helen, è la nonna che comincia a avere qualche ripensamento su questa decisione da fare. Parliamone con mamma. Can you imagine if my mother had actually moved us up here to stay? I'd be Canadian. You wouldn't even exist. Whoa. What? Well, who knows if I would have had a daughter if my whole life had changed back then. I certainly wouldn't have met your father. Wow. So this is like looking into an alternate reality. I'd like to live in another reality. Like what? Oh, bella questa. Non lo so. Una in cui tu e papà siete ancora insieme. Ricche non mi interessa. L'abbiamo fatta. Abbiamo fatto il background romantico e positiva. Io direi di mantenere il nostro romanticismo. Quindi. When were you and Dad were still together? I mean, I just wish you two were able to work things out. Well, it's not possible. There's no way to that reality from here. Ma discutibile, mamma, sinceramente, discutibile. Vuole del potere, però vabbè. Poi effettivamente ci sono tante variabili che uno deve considerare. Ecco lo Spyro. Ehi, e questa? Non penso sia la nonna, cazzo. Papà! Wow, this is from when grandma was really young. Nonna! Minchia! Yeah. I don't think I've ever seen this one. Minchia nonna! You look a lot like her. Really? I always thought I looked more like my father. Maybe you were just imagining things? Dutch. More... giusto, Gabri. You mean because he might not have been my father? Hmm. I suppose I can see the resemblance now that I think about it. You have her smile. Sì, qualcosa ce l'ha di nonna, però nonna, mamma mia, messa così, occhio, occhio. Comunque il pesce messo là, soprattutto se si è in questa posizione del letto, potrebbe essere quantomeno stimolante, incoraggiante, ecco. Mettiamola così, un bel pesciozzo. This must be where the money is. I seriously doubt that, but regardless, we'll have to. Can I just kick it in? I'd say you're free to try, but. Ti hai tutto le pantaloni, sta tutto bloccato. Marinato. All right, pretty sturdy. L'ufficio di Pierre, qualsiasi cosa ci sia al suo interno, potrebbe mandare tutto all'aria. Naturalmente è chiuso, perché nulla è mai semplice. Vabbè, la troviamo la chiave, regà, la troviamo easy. Lettera. Lettera. Per favore, non parlare delle idee sciocche che ho in testa. Le mie preoccupazioni sono tutt'altro che sciocche. Dici che avremo tutto ciò che avremmo mai potuto desiderare. Ma non sono io quella che ha deciso di scappare oltre il confine, obbligando così la piccola e sciocca Helen a fare le valigie e lasciare tutto, insieme alle nostre figlie, per seguirti. Non importa quanto denaro ci sia di mezzo. Vorrei cose che il denaro non può comprare. Amicizie preziose che mantengono fin quando ero ragazza. Mantenere il rapporto con i miei genitori e fratelli, avere un lavoro soddisfacente che mi permetta di aiutare le persone e che le mie figlie crescano vicine ai nonni e ai loro amici. Queste sono le cose a cui mi chiedi di rinunciare. E per cosa? Per isolarci? Per vivere in un luogo sconosciuto? Per una barca che fa acqua? Per dei soldi da spendere comprando cosa? Che importanza ha se tutto il resto è perduto? Saggia la nonna Helen, sono pienamente d'accordo con la nonna Helen. Brava nonna, brava. Respect per nonna Helen. Fattura per i cuori. Wow. That is a lot. È alcolizzato fondamentalmente. $45? A lot for back then, I mean. Whiskey was more expensive then too. Plus, judging from the state of this place, this was probably a reoccurring order. Jeez, slow it down, Pierre. I don't think he was handling my mother's change of heart too well. With this amount of booze, it doesn't look like he was handling anything too well. Listen, let's just get back to it. It's cold in this busted old boat. Ho ricevuto la tua ultima lettera. Questa è la mia risposta definitiva. Dici di aver fatto tutto questo per me, ma non è così.
Tutto quello che hai fatto per te stesso. Sei tu quello che non era soddisfatto della nostra casa, del nostro reddito e che voleva sempre di più. Sei stato tu a decidere di voler fare più soldi con mezzi illegali e sconsiderati. Sei stato tu a decidere di scappare in Canada per salvarti la pelle, senza nemmeno dirmelo, fino a quando non è stato troppo tardi per fare altro che seguirti. Ma non ti seguirò più. Dici che queste sono anche le tue figlie. Certo che lo sono, ma sono anche mie. Sono qui con loro ogni giorno, le conforto quando soffrono e cerco di consolarle per la perdita del padre. Faccio del mio meglio per tenerti il gioco, ma mi sto abituando a fare tutto da sola, a parlare per me stessa, a vivere questa nuova vita. Sto ritrovando il mio equilibrio e iniziando a sentirmi bene. Gliela tocca piano, la tocca piano la nonna. Però sono d'accordo, sono d'accordo. Voglio di scelte importanti per me vanno condivise, ragazzi. No, no, che ansia, bro, è giusto, scelte importanti per me vanno condivise, nel senso che, cioè, questo prende, parte, va, compra casa, ok, lavo tutti là, no, bello mio, non ci siamo proprio, parliamone con babba questa cosa. Sei un po' immedesimata per me, mamma, ragazzi, poi parte nel Canada per dedicarti a cose d'azzardo, oh, guarda un po', è un ciclo, eh. Mamma si trova nella stessa identica situazione. Ecco qui. No, senza punto interrogativo, col punto esclamativo. So, I guess that's it. Grandma had enough time on her own. Without Grandpa, without Pierre, she realized she liked things better that way. Can you blame her? Niente. No, not at all. It was her chance to have her own independence. And who would want to give up their whole life, everything they know, just for some guy and some money? People have done worse for less. Yeah, but Grandma had a pretty good life, didn't she? Her advice column, her art, her kids, her house. Maybe she just needed a little time to herself to realize how good she had it. Bello. Giriamola un attimo. Penso che me l'abbia comunque letta tutta, eh. No, non ho letta questa parte qua. Dici che farai tutto il necessario per rendermi felice, che mi darai tutto ciò che ho sempre meritato di avere. Non so come altro dirtelo, ma credo che tu l'abbia già fatto. L'unica cosa che voglio ora è essere lasciata in pace, libera di condurre questa nuova vita con i miei mezzi. Non contattare più me o le ragazze, è finita per tutti noi. Un tempo eravamo felici, spero che troverai di nuovo la felicità. Ellen. Chiave, 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 Looks like a mailbox key. Oh, I was hoping that would Cassetta turn up. postale, I ragazzi. swear, you can be so nosy sometimes. Mazza, tutto ci riporta alla cassetta postale. Che ci sarà mai scritto, lasciato là dentro? Miliardi di lettere. Ma mo sono curioso di vedere che cosa troviamo nella cassetta della posta. Lettere, che ci vuoi trovare? Lettere di nonna, forse. Oppure che fine ha fatto? Lo sa. Penso siano le ultime battute comunque, ragazzi. Tac. Looks like Pierre tried to mail Mi this, sa but che he Pierre ha messed up the. provato a scriverla. Let's crack this bad boy open. Wait, Tacci opening tipo other zombie, people's mi hai mail? spaccato I don't know, le Tess. orecchie. Un attimo, adesso apriamo la posta degli altri? Non lo so, Tess. Non lo so, Rick. E dai, mamma, vivi un po' la vita. Sono abbastanza sicura che è contro la legge anche irrompere nelle case galleggianti altrui. Se questo tipo è il tuo vero padre, allora siete parenti stretti, quindi non è un problema. Vai, andiamo con la prima. Un po' di wildlife. Oh, come on, Mom, live a little. We've already come so far. We can't just stop now, when we're so close to the truth. I I soldi suppose you have dentro? a point. Let's Madre, bro, see guarda what che we può can darsi, gather. Cosimo. Un assegno. No, non ci credo che gli ha mandato un assegno, mo se lo ritrova. Però se gli ha mandato un assegno è per la nonna. Te pare che lo possiamo incassare? Non lo so. Andiamo a leggere, raga. Andiamo a leggere. Lotrec, casella 9, lago di Opto. Rispedire, return, reclamata. Quindi ritornate indietro perché ha sbagliato l'indirizzo. Sto alcolizzato.
Non l'ha mai aperta, quindi probabilmente non si è... A chi di competenza? Confesso ora la mia colpevolezza per una serie di furti con scasso che hanno portato alla sottrazione indebita di quasi mezzo milione di dollari. Ho lavorato come ispettore immobiliare per la contea di Ghent per oltre 10 anni. Nel 1966, durante una partita di poker, fui avvicinato da un uomo interessato a scambiare le cianografie e le mie conoscenze con denaro contante. Lui e alcuni altri prendevano di mira grandi magazzini e altre attività commerciali che trasportavano grandi quantità di contanti durante la notte. Il rapporto si sviluppò e fui sempre più coinvolto. Mi veniva dato il 10% dei proventi delle rapine in cambio di informazioni su come eludere l'individuazione da parte della sicurezza dei negozi. Con il passare del tempo, i negozi che sceglievano di colpire diventavano sempre più rischiosi. Non avevo modo di tirarmi indietro perché avevano minacciato non solo la mia sicurezza, ma anche quella della mia famiglia. Non vedendo altre opzioni, falsificai un certificato di morte con documenti sottratti all'ufficio della contea. Lasciai mia moglie e le mie figlie per attraversare il confine sotto falso nome, ma lasciai loro istruzioni su come fare per seguirmi. Non lo hanno mai fatto e mi pento di averglielo chiesto. Guarda, guarda il destino, eh. Guarda il destino, regà. Guarda il destino. Ho distrutto ciò, tutto ciò che mi rimaneva del denaro rubato. Mannaggia il porco! Mannaggia! Non è servito un cazzo questo. Mia moglie Helen non ha saputo nulla dei miei crimini finché non è stato troppo tardi. Ha assecondato la storia della mia morte solo perché non aveva altra scelta. È innocente. La decisione. No, regà, ma quindi era veramente nostro padre. Non è mai morto. Cioè, non è mai morto, vi state rendi conto? Ha seguito la storia della mia morte solo perché non aveva altra scelta. È innocente. La decisione di partecipare in questa serie di crimini è stata solo mia. Vi chiedo solo di lasciare in pace mia moglie e le mie figlie. Questa è la mia confessione. Leonard Lambros. Pesante colpo di scena, ragazzi. Quindi è il nostro vero padre, raga. Non ci posso credere. Pierre è un nome fittizio, praticamente, che si è dato dopo la morte. No, vabbè. Certo, è normale che voleva cambiare via e isolarsi da tutto e tutti. Certo, l'abbiamo abbandonato così. Tosta, Madonna, che scelta, ragazzi. Parliamone con mamma, dai. So Pierre was my Questa è dad. tosta da digerire He wrote this per la mafia. whole confession, but it never made it. It's been here ever since. I can't believe it. Well, it says right there. No, I mean rhetorically, Tess. Jeez. Right. I'm So my mother wasn't having an affair at all, or whatever this would have been. Not except with Grandpa's secret identity. So my father hadn't died when we thought he'd had a heart attack. He was just here, on this dock. We never got to know him. He was just a car ride away. August and I suffered over something that never even happened. Minchia, tosto, raga, tosto, tosto. Tosto, tosto, tosto. Beh, in un certo senso è accaduta. Diamogli un po' di positività, raga. Cioè, cambiamogli un attimo la prospettiva che adesso si sta costruendo sulla sua mente. Perché già mi dispiace, mamma, glielo stai a confermare che stai da un'altra batosta sulla schiena. In un certo senso è accaduta, però, no? It kind of did happen though, didn't it? As far as you knew, it did. You lived with that your whole life, so to you, it Certo, did. era la sua realtà. I can't believe it. I can't believe he just abandoned us. All this time he was here. GT7 Cosimone c'è He qualcuno? gave up his family, his Se no children, andiamo dagli on an amici old stretti, boat and eh? some I booze. soliti. I wish I could have talked to him. Just one more time. Beh, And my sì. mother living a lie for the rest of her life. I can't even imagine. I just wish I could have talked to her about it while she was alive. I just Who's that Pokemon? Tosta, raga.
Avresti voluto aiutarla, avresti voluto che si fosse fidata di te, avresti voluto che le cose fossero andate diversamente. Io chiedo, penso la terza. O la prima? Dai, la prima, la terza. We'll leave it in chat intanto, ragazzi. Wish it didn't turn out this way. Yeah. If we could have just. She didn't have to carry all this alone. I can't believe she would do that to us, lie to us, her whole No. life. No, ragazzi, Why no. didn't she say anything? Even when we were all grown up. Maybe she was trying to protect. Sicuramente stava provando a Yeah, proteggermi, maybe. sicuramente. August was so little. But I was old enough to know the truth. Non I lo just so, ragazzi. wish we would Mamma have mia, quanto è talked. difficile. So, that's it? He spent all his money, tried to send this confession, and disappeared, and he never came back? Do you think he could still be alive? I don't know. Honestly, Morto, non I è morto. honestly don't care. It doesn't really matter, does it? Either way, he's gone. You don't want to keep going? Maybe we could find. No, I think we've found enough. Uccide la ghiaccia allo zio zombie. I'm sorry, Mom. He pretended to die. But he really just left me, like everyone else. I didn't leave you. Well, maybe not yet. But your dad. I thought you said you were the one who kicked Dad out. I mean. Well, it wasn't quite like that. I guess. Mo viene fuori la Listen. verità. I'll give you the full story in the car. I'm freezing out here. Yeah, me too. Tess, thanks for doing this. For coming with me. Of course. And for pushing me to find out what happened. Just doing my job. I know I haven't been the best mom lately. But I am so lucky. Beh, sempre To have bello, da such an figlio sentirselo incredible, dire kind, da parte di un loyal genitore. mom. Beautiful, hardworking. Stop, stop. You'll make me cry. Just such an amazing daughter. I love you, Mom. Bello. I love you too, honey. Mamma, ci vediamo nel tramonto. Mamma, c'ho il cellulare dal motel, te lo ricordi? Sì, non te lo devo dire, no? Vai, mettiamo un po' di musica. Questa è perfetta per un bel finale, Hey, Mom. I was thinking about something. I wonder what Grandma would say about all this. Grazie, Cosimone. Good question. Possiamo andare a Bologna di What Sport do se you non stanno think? finendo. Poi dopo I don't facciamo un think she'd check be alla too fine, dai. happy. Now, girls, I hid those private things away so people wouldn't find them. I don't know why you couldn't leave well enough alone. Well, if you didn't want people to find it, maybe you should have gotten rid of it. Well, okay. Maybe I did want you to find it. A little bit. So you asked about what happened with me and Dad. Well, your dad, you know, was always looking for the next thing. Always had a new idea to try that was going to fix all his problems, our problems. And for a while, it was the video store. And then that sales thing, and then he decided that he was going to be a professional poker player. Is that what you meant by full-time gambler? Yeah. I mean, not really a gambler. He's not playing with his own money. It's all tournaments and stuff. They're playing as a sport. Vabbè, raga, cioè è uno sport. A me piace. Se devo rispondere è una cosa figa, dai. That's kind of cool. It's certainly interesting. Yeah, I mean, I guess he's following his Ci sta, dreams. Gabri, ci He might sta. not make it, but he is going for it. Yeah. I mean, I guess I never really thought about it in that kind of light. I mean, I wish he could have been here, but he had a dream and he had to follow it. I get it. Right, my little web entrepreneur.
It's like Matt Damon in Rounders. It's not really like Rounders. I mean, he wins a lot in Rounders. He's a lot more handsome. Vince un sacco ed è molto più affascinante. He must really buono like dono 80, buono. He likes it. Dai, se sta ancora in but live, I wouldn't say dopo that's andiamo. The real reason he left. The split came at a really hard time. The theater was doing worse, and I was spending all my time there. Then your grandmother started really declining and needed more and more help. I think when I decided we needed to move in with her to care for her, well, being a full-time caretaker for his mother-in-law was not something your father ever signed up for. So he left for Nevada. Beh, un po' semplice he wanted però, to no? Stay married. Said we could make it work. But by that time, it was already over. Yeah, exactly. I realized that this was a pattern that would never really end. Soprattutto se già in passato aveva realizzato i suoi sogni. No, lo capisco. No, I get it. You needed his support and he just ran away. Kind of forced your hand. Yeah. Kind of. That sucks, Mom. But I do miss him. I'm sorry for buying the tickets. Oh. I should have talked to you first. I guess I thought, I don't know, that Dad, like, explain everything to me in a way that made sense and that he was living some great life out there. No, you shouldn't apologize. I'm sorry I didn't tell you earlier. I guess I was embarrassed that I would have married such a ding-dong. Professional gambler. I didn't want to have to say it out loud. But I guess you can't keep running away from your problems forever. Now I have these tickets and I don't know what to do. I think you should go. To Reno? Yeah. I think it would be good for you to hear his side of the story. Grande mamma, grande lungimiranza. We may not always get along, but he's not a bad guy. And you guys have a good relationship. You should spend some time with him. I think it'd be good for both of you. Are you sure, Mom? Yeah, I'm sure. But it's not over Thanksgiving, right? Oh, God, no. And Miss August mac and cheese? Fat chance. I'm proud of you, Mom. For what? What do you mean, for what? You're kick ass. How many moms would stop packing up their house to drive their daughter all over Michigan to search for a family secret? Or run their own business, run a community theater? That's pretty cool. All right, all right. Maybe not the brightest idea from a financial perspective, but it is pretty cool. Thanks, honey. That means a lot. And speaking of businesses, that's pretty impressive that you made enough money to buy a plane ticket. Yeah, it's exciting that people are willing to pay me to design websites. Well, I've seen what you can do. And you do a great job. Oh, thanks, Mom. I'm serious. When I saw your web stuff, I mean, I don't always know what I'm looking at, but I know it looks good. Thanks. An artist's eye, just like your grandma. And my mom. But maybe it skipped over my aunt. Come on. Her painting wasn't that bad. Non ne parliamo, mamma, per favore. Well, I guess I always imagined that you'd go to Ford like grandma and me. It's silly, but it's not fair of me. God knows I didn't do everything my mom wanted me to do. No, come farti, Kurt? Andiamo proprio così? Dai, frequentare, dai. Yeah, Madonna, l'Atalanta non si è regolata. GG. A Roma sempre 0-1, yeah, bro. It's hard to let go, to see you as an adult, not just my baby girl. Mom. No, Gabri, no. You were so cute back then, even cuter than now. Grazie, Cosimo. Madonna, l'Atalanta tanta roba. And you had the biggest head. Everyone said it. Everyone said, that's the baby with the biggest head. Bowling ball head, the bowling ball baby. La bambina yep. Balla da bowling. And it was all your dad. On my side, we all have perfect, tiny little heads.
like golf balls. Mm-hmm. So, what do you think about the whole August thing? Una bella proposta. Moving in with her? Yeah, I guess it's a big decision, moving to Chicago. Yeah, that's putting it mildly. Would you want to move in with her? Comunque, ho appena fatto un ragionamento profondo. Noi maschietti non sapremo mai cosa si prova ad essere femmine in tutte cose. Non si prova... Allora, non sapremo mai cosa si prova ad essere femmine. Tutte cose. Non ho capito bene. Comunque, è ritornato Abram alla Roma perché è entrato all'ottava... Oh, sono contento. Allora, sicuramente, se riesce a fare quei 10 minuti, probabilmente si farà qualche minuto pure in campionato, dai. E tutte cose. Bro, ci sta. E noi siamo diversi, cioè siamo diversi, ci sta ragazzi, siamo diversi. Con i pro e i contro di entrambi i due sessi. Ti piacerebbe andare a vivere da lei? Io direi, sembra una scelta giusta. Certo, mamma... Non lo so, lei non vorrebbe andare. Però invece si può provare, ma no? Sembra, vediamo, sembra una scelta giusta. Sembra una buona scelta. Even if it's just for a while, at least we'd have a place to stay. Yeah, that's what I'm thinking too. Okay, are you worried about mamma. The theater? Or my school? These days I'm worried about everything, but I'm confident too. Confident we can figure it out. Yeah. We've been through so much this last year. You've been through so much. I have to have faith that we'll continue to make things work. Yeah, me too. I will say, August's house is pretty nice. Her bathtub is the size of my bedroom. Yeah, I mean, it'll be worth it for the bathtub alone. We should call August and tell her about all this. Oh, hey August, guess what? Our dad really is our dad. You can sleep easy. We're not French Canadian after all. Whatever we end up doing, I'm just glad. I'm glad you're with me. Yeah. Me too. Mamma, però stiamo andando a 40 all'ora, eh. Ci credo che ci abbiamo messo, cioè, veramente, era un viaggio che si poteva fare veramente in 20 minuti. Dio santo, mamma. Allora, non sapremo cosa si prova ad averci la fine. No, vabbè, frate, ma io pensavo che ci avessi avuto un attimo di filosofia dentro di te e invece niente. Sempre terra, 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 come si dice a Roma. Dicevo Open Road, ragazzi, a me è piaciuto. Short, ma bello, bello. Bello, bello. Bello, bello. E ha coinvolto un bel ritmo. Te lo mangi in 4 ore, ma fa niente, insomma, te lo giochi. Ecco le due doppie, ragazzi, Carrie Russell e Caitlin Dever.